Alessandro, per commentare un pareggio che sicuramente non vi fa contenti, la nota positiva che con la gestione Cascione si è sempre meno impegnato. No, non è merito di tutta la squadra che ha saputo ascoltare il mister e ha saputo mettersi a disposizione del compagno, e dobbiamo dare forza ancora a questo spirito a questi risultati tra virgolette, perché in tre partite abbiamo preso un gol e prima facevamo fatica a prenderne due, nel senso, quindi bisogna dare forza al lavoro che stiamo facendo. Giustamente noi siamo una squadra forte, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Oggi non è venuto, cerchiamo di guardare il lato positivo. Ecco, però Alessandro, tu non hai mai avuto peli sulla lingua, è una squadra che ha costruito poco, primo tempo qualche occasione, nel secondo tempo solo un tiro di Tuniov da lontano, un po' troppo poco. Diciamo che anche loro, se non sbaglio, non sono informato bene, ma loro sono la difesa, una delle difese migliori del campionato, quindi c'è anche il merito dell'avversario. Giustamente bisogna cercare sempre di essere più propositivi, però dobbiamo analizzare meglio le domani col mister, con tranquillità, cosa si poteva fare meglio, però voglio guardare il lato positivo, che c'è tanta voglia di sacrificarsi per il compagno e deve essere un nostro punto di forza in questo momento. Vi ha scavalcato il Ponte d'Era per scare al settimo posto, la guardi la classifica? Se più si guarda la classifica in questo momento, più automaticamente salgono le pressioni, però a me mi girano un po' le scatole, tra virgolette, perché a Ponte d'Era abbiamo fatto 6 punti in 2 partite, quindi siamo tutti lì, non è detta all'ultima fino all'ultimo.